motore piatto nacque per l'aereo privato. Vi dirò una cosa, normalmente io quando mi invitavano ad andare a vedere dei film sulle macchine, io insomma mi annoiavo parecchio perché, volevo dire, normalmente erano film che dovevano incensare qualcuno, ma non siamo noi, cioè, voglio dire, rompevano le scatole, dopo un po' tutti noi del mestiere dicevano, basta, cosa sta roba, lo sappiamo che quello lì va, invece il film sulla 312B, Tarpini è un giovane regista, i suoi collaboratori, ovviamente non c'è solo Tarpini, ci sono anche delle signore molto, molto in gamba. Chi è l'attore principale del film? La macchina. Cioè lui ha saputo, assieme che ha scritto la scaletta, si chiama così la scaletta, però, hanno saputo che non potevano fare diventare l'attore principale chiunque, femmina, uomo, non ha importanza. Era la macchina. E la macchina è l'attrice del film. E questo ti fa un piacere veramente. Tutti noi del mestiere siamo stati quelli che siamo stati piacevolmente sorpresi, perché non ci siamo annoiati. Sei commosso un po'. Anche perché proprio vedere la macchina che rappresentava praticamente tutto quello che noi avevamo voluto fare. Quindi effettivamente Tarpini ha capito, insieme a quelli che hanno scritto la struttura del film, che chi era l'attrice? Era la macchina. Era, nel film è la macchina e non ti stanca perché vedi tutti i momenti, delle difficoltà. E hanno saputo scegliere il ritmo in quel film, per cui gente come noi, che normalmente quando noi eravamo tutti là così, proprio veramente. Ho fatto i complimenti a tutta la struttura perché sono stati molto bravi. Ferrari 312B, solo il 9, 10, 11 ottobre al cinema. Info e biglietti su nexodigital.it.